Salve signori, continuiamo la nostra corsa sfrenata nel recensire tutti i migliori corti documentari, corti d'animazione degli Oscar 2022. Ne ho portati un sacco, qua sopra vi metto la playlist e un paio di schede, se nel caso vi interessassero, che sono tutti corti che si possono vedere facilmente su Netflix o su YouTube. Oggi parliamo della seconda nomination nella categoria miglior cortometraggio d'animazione dopo Robin Robin, che ho messo qua. Metto nella scheda, si chiama The Windshield Wiper. Ecco, è un film d'animazione sicuramente dall'impatto visivo davvero forte, che è la parte migliore del corto, perché questa animazione non è stop motion, comunque è una CGI trattata, che attira, ha dei bei colori, per carità, ha il suo perché. Perché è diretto da. Scusate, Alberto Mielgo e Leo Sanchez, però questo The Windshield Wiper ha una grave mancanza, che è vuoto, completamente vuoto a livello di contenuto, perché vuole parlare dell'amore, vuole parlare di questa società sempre più tecnologica e dalla dipendenza che hanno soprattutto i giovani da parte di applicazioni come Tinder o comunque dai social. E l'idea è banale quanto abusata. C'è una scena forte, magari che due al supermercato, senza guardarsi in faccia, non si rendono conto di essersi cercati su Tinder e sono a meno di un metro di distanza. Ecco. Ora, il punto è che il corto, che dura quanto? 12 minuti, adesso non mi ricordo, ha pochissimo, no, 15, ha pochissimo da raccontare perché di solito è un montaggione musicale con delle scene belle. Che sembra un po' quelle pubblicità, so, delle auto. Avete presente? Che c'è lo smonologone, c'è l'immagine figa e poi ti vendono l'auto. Ecco, più o meno quello stesso. Vorrebbe raccontare tanto, vorrebbe essere d'autore, vorrebbe essere d'atmosfera, ma poi se andiamo a scavare quello che si racconta, è il nulla, un mondo difficile fatto di alienazione, ma Antonioni l'ha raccontato molto meglio 50 anni fa, quindi non vedo l'interesse in questo corto. È un corto giovane d'animazione fatto così per essere sensazionalistico, ma non ha un vero interesse, secondo me. È fumo negli occhi, davvero, è sfoggio di tecnica in CGI, è il nulla. Beh, cioè, carine, belle le musiche, per carità, non sto dicendo che non sia fatto bene, ma non c'è dietro l'idea. Parla di amore, ma vuole parlare di tantissimi altri temi e non va in profondità su nessuno. Proprio l'opposto dell'ultima recensione che ho fatto riguardo la miglior cortometraggio documentario, che era When We Were Bullies, no? Che è proprio l'opposto. Una idea sola sviluppata benissimo. Qua, boh. È davvero brutto. Brutto e non consigliato. Però dateci un'occhiata perché è su YouTube. Ciao.